Ed eccoci qui ancora, finalmente, con il nostro ospite. E questa settimana, caro signor Emanuele Puddo, buonasera, sei tornato, sì, finalmente tornato, l'abbiamo portato qui, cari radioascoltatori. E allora io chiedo al nostro ospite di attendere, perché ho una presentazione degna di nota. Dimmi, attimo, dimmi, insomma, perché ora voglio iniziare come si deve. Dimmi. Voglio iniziare io, grazie. Ah sì, oh, proprio sì. Così la mettiamo, vabbè, sentiamo. Come dire, stasera, vabbè, siamo romantici, insomma, romantici, sì. Diciamolo sì. Subito, vabbè, io un po' meno, giustamente, perché insomma, però, qua però... la signorina Di Miceli stasera me sta sul romantico andante, come dire, va bene, allora... vabbè. Iniziamo insomma subito, perché io comunque, raga, lo sappiamo, io vado sul concreto, qua passiamo subito al sodo, voglio dire, so. Capisci, a me, lo a me so. Piace il sodo, ecco. Lo so, tu sei troppo concreto, però questa settimana vorrei richiamare particolarmente la vostra attenzione, gente, qui con noi un ospite davvero d'eccezione. Lui è un cantante, lo definirei di quelli con la C maiuscola, come si suol dire, una delle voci più belle d'Italia che con i suoi testi fa vibrare le corde dell'anima, canta l'amore, il sentimento, quello vero, quello puro, e lasciatemelo dire, perché ascoltare le sue canzoni, e qui riprendo una frase che fa da eco nei vari blog e fan club dedicati a lui, ecco appunto, fa venire i brividi. Disco di platino con più di 120.000 copie vendute, insomma, e infatti la nostra mailbox è piena di dediche d'amore da quando abbiamo dato la conferma della sua presenza. Lui è un cantautore, ha spopolato anche in Centro America, in Russia, in Polonia, colui che per anni, legato ad una singolare scelta artistica, decide di celare la sua identità dietro ad una maschera. Da qui il suo soprannome Anonimo. Ma stasera la maschera non c'è, perché stasera c'è proprio lui. E allora è arrivato il momento di svelarti, caro, in esclusiva per presentare il suo nuovo album distribuito da Mille Suoni, Emi Music. Anonimo Italiano. Buonasera a te, Giada. Buonasera, Emanuela. Buonasera. Buonasera, e finalmente sei arrivato, Scusate il ritardo. Beh, dai, ne è valsa la pena, perché non ci trovavi. Io l'ho raccontato in diretta. Siamo live qui su tutta la linea. E allora, ciao, Roberto, perché il tuo vero nome, per chi non lo sapesse, esatto, è Roberto Scozzi. Benvenuto, soprattutto. Per noi è un piacere, oltre che un onore, averti qui. La tua musica e i tuoi testi hanno fatto da colonna sonora a tanti momenti speciali della nostra vita. Molti radioascoltatori che ti amano, che hanno espresso attraverso numerose mail l'entusiasmo verso la tua presenza qui. Allora io vorrei ripercorrere con te, Roberto, i momenti più rilevanti e indicativi della tua carriera e raccontarti e raccontarci insieme. Che dici? Certamente, con e molto allora, piacere. Io ho studiato un pochino meglio il microfono, ecco qua. Eh sì, perché sei affannato che sei arrivato di corsa qui per noi. E allora debutti sulle scene musicali nei primi mesi del 1995 con il tuo primo album, esatto, Anonimo Italiano. Esattamente, un'esperienza fantastica quella, perché praticamente per una scelta artistica decidemmo di non mostrare il mio volto e di rimanere dietro le quinte. E infatti, 120.000 copie vendute, disco di platino, tratto dal singolo E Così Addio, che tra poco poi ascolteremo. In quegli anni hai suscitato molto interesse, come dicevo poc'anzi, per una tua peculiarità. Ti esibivi senza mai apparire fisicamente, altrimenti se apparivi, appunto, apparivi con una maschera che copriva il tuo volto. Addirittura la tua voce, nei momenti in cui parlavi, era modificata. Perché ho studiato per non svelarti. Ah, non è la Rai, esattamente. E qui allora la domanda sorge spontanea. Come mai, Roberto, hai deciso per tanti anni di celare la tua identità? Cioè, era diventato proprio un caso mediatico, una vera e propria caccia all'uomo. Tutti i telegiornali ne parlavano, ti cercavano, volevano sapere chi fossi tu. Allora, vogliamo sapere, dici. Certo, no, è molto semplice. Praticamente fu soltanto una scelta artistica, appunto, di fare una cosa tra le altre cose che non era mai stata fatta in Italia prima, perché era stata fatta all'estero all'epoca dei Masquerade, dei Kiss, gruppi appunto che cantavano senza farsi vedere mai in volto. E così scegliemmo di fare, di creare un personaggio, una sorta di fantasma del palcoscenico, di ectoplasma musicale, ecco, che raccontasse le sue storie senza un volto, senza un'età, senza niente.
Quindi insomma era una scelta per incuriosire soprattutto, perché qui sono arrivate tantissime mail che ci chiedono realmente di sapere perché Roberto perché? Anonimo Italiano non per così tanti anni è rimasto appunto nell'anonimato. Era per incuriosire i tuoi Ma sì, è stata una cosa che mi ha anche preservato, diciamo, in un certo senso dall'impatto del successo immediato, perché io ancora oggi vado in giro e raramente adesso qualcuno mi riconosce, perché altrimenti vado in giro tranquillamente, però appena si dice Anonimo Italiano tutti si ricordano questo nome. Assolutamente, i tuoi fan appunto si ricordano benissimo. Sì, infatti. Il tuo nome. E allora la risposta è questa. È questa. E quindi è era questa. Una sorta di peculiarità dovuta a una tua scelta personale per riservare, insomma, il tuo successo in maniera così diversa. Sì, è stato l'anonimo italiano, è stato l'ultimo dei romantici mascherati, diciamo, quindi un personaggio mai creato prima, mai apparso prima sul palcoscenico, in Italia almeno. Beh, una scelta produttiva e vincente, Roberto, perché col disco di platino, due dischi di platino, insomma, voglio dire, è assolutamente stata sicuramente una scelta vincente, questo lo possiamo confermare a tutti i livelli. Anche se io credo, cara Giada, credo che poi alla fine restino le canzoni, al di là delle trovate artistiche e delle cose che ti puoi inventare, maschere e cose del genere. Assolutamente, però siccome io personalmente credo che l'amore sia un mistero, a volte, spesso, il fatto di tu canti l'amore, il fatto di non svelare chi è che cantava questo amore, probabilmente, come dire, faceva sì che il mistero fosse tale ancor di più. Possiamo dirlo così, no? Anche questo, certamente. Questo romanticismo. Ci sta, perché io poi le sue canzoni sono una sua fan anch'io, di conseguenza so di cosa stiamo parlando. Tu capisci poco di romanticismo. Io sono concreto e sodo, ecco. E allora io chiedo già perdono a Roberto Scozzi, Anonimo Prego. Italiano, per quello che ti chiederà quel signor Emanuele Puddu, perché, come dire, lui è un po' stravagante, simpatico, ma non prendo responsabilità per le domande che fa i nostri ospiti, quindi non lo sappiamo. Niente di strano, spero. Di Prego, signorino. Buonasera. Insomma, io la vorrei chiamare Roberto, se non le dispiace. Insomma, lui tra l'altro, vuole chiamare così. Come dire, detto tra noi, signor Roberto, lei è veramente un bell'uomo, eh? Insomma, grazie. Questo bisogna dirlo. Che cosa ne dice lei, ecco, signorina niente. Di Miceli? Ed è un bell'uomo, assolutamente, no, perché no, diciamolo. Dire, io mi chiedo, questa bella faccia, ma che la copre a fare? Ma dai, la dovrebbero coprire, ci sono certi personaggi brutti, ciccioni, che dovrebbero coprirsi, invece vabbè. Comunque iniziamo. Allora, le nostre radioascoltatrici sono, come dire, impazzite. È vero. Appena hanno appreso che saresti stato qui con noi. E tra le domande ricorrenti, diciamo che ce ne sono alcune molto, una molto interessante, insomma. Nei tuoi video... È vero? Ecco. È così, e se lo dico e io. E allora, così. Vediamo diciamo la faccia che fa Anonimo Italiano. Musicali, quindi Blade Runner del pop, c'eravamo io e gli Audio 2 che siamo stati. Ah, come no, mi piacciono tanto gli Audio 2. Però è tutto ben voluto, tutto credo, tutto. Anche da te, anche. Però sono arrivate tantissime domandine in merito a questa cosa, io di conseguenza te le ho poste. Arriviamo al tuo ultimo album su etichetta Mille Suoni, Emi Music. Sì, esatto. Una grande distribuzione, direi, che stai ultimando, correggimi se sbaglio, proprio in questi giorni. Infatti so che sei molto impegnato con le prove, per questo ti ringrazio nuovamente per aver trovato tempo per essere qui in esclusiva con noi su Radio Manamana All News 24. Allora, io vorrei sapere qualcosa in più di quest'album. So che ha un impatto diverso, una nuova versione di Anonimo Italiano. Sì, esatto. Vogliamo in esclusiva qui, per non succederà più, qualche anticipazione, Roberto. Ma su guarda, questo nuovo album che sta per uscire. Molto volentieri e abbastanza succintamente, diciamo. Sì, questo sarà il mio quinto album, esce ad ottobre, e ho ritenuto opportuno a un certo punto della mia carriera provare a cambiare strada, non in maniera radicale, ma comunque per acquistare
maggiormente una mia personalità artistica e non essere più in qualche modo confuso con altri grandissimi personaggi. È un'operazione che ho potuto farla grazie ai miei autori storici, ai quali si è aggiunto appunto Gianni Luna, e quindi sono Maurizio Festuccia, Gianni Gundari e Gianni Luna, con i quali abbiamo plasmato un nuovo Roberto Anonimi Italiano. E sarete sorpresi di questa cosa, perché non si è abbandonata la melodia e i bei testi, però c'è un percorso molto più personale ed alcuni episodi musicali nei quali direte: ma possibile, veramente lui? Eppure gradevolissimi e bellissimi. È stato un cambiamento del tuo genere di musica, ci chiedono, ci sarà un cambiamento in questo nuovo album per quanto riguarda i testi, la pop music che tu molto fai? Molto nelle metriche, molto nel modo di fare testi, diciamo. Abbandoneremo un po' quei concetti di mani in tasca, paltò, cappotti e magliette fine, via cantando. Ah, sì. Con tutto il rispetto, sì, per provare ad avere dei testi più personali, perché io credo che l'artista non debba essere mai una cover di se stesso. Siccome il quinto album è molto importante, abbiamo voluto fare questo un cambiamento salto. Naturalmente un cambiamento netto, ci vuole, tante volte i cambiamenti fanno bene, portano bene, migliorano, portano, ma con belle bene. Canzoni. Bene, è vero, sì, sì. Assolutamente, quello è indubbio. Con bellissime canzoni, perché lo devi fare il cambiamento appunto grazie anche a Gianni Luna, con delle canzoni bellissime nella loro melodia, sentirete insomma. Non abbiamo dubbio assolutamente per quanto riguarda questo. Caro Roberto, ascoltami attentamente. Allora, mi dica. Come dire, a differenza dei tuoi colleghi, io l'ho verificato in questi giorni, lo dico che davanti cosa? A tutti. Tu vivi molto su Facebook, rispondi alle tue fan, certo. Comunichi le date delle tue serate, dei tuoi spostamenti, insomma. Ma tutte ste donne assetate di uomini, insomma, tra l'altro, io voglio puntualizzare una cosa, Queste donne, che comunque non è che siano tutte belle, sta cellulite, ste grasse, un po' pelose, un po' puzzolenti, voglio dire, fidati, lo sai perché? Perché tu vedi delle foto, ma voi le vedete le foto su Facebook, sono tutte belle, tettone, filiformi, tutte sorridenti, denti bianchi, magari sono sdentate, grasse, sono tutte finte, fidati di me, non farti ingannare da queste, insomma, come dire, le foto sono finte, ti sta dicendo, queste qua, ma non ti rompono le palle, per favore, vabbè ragazzi, dai, le scatole, mamma mia, con tutti questi messaggi, non ti rompi anche tu? Ma non credo, insomma, Roberto, in privato, la mia mail privata è veramente un soqquadro di mail, però cerco sempre di rispondere a tutti, perché è molto carino secondo me il rapporto diretto con l'artista. Assolutamente. È una cosa che mi ha poi aiutato moltissimo a rimanere in qualche modo È molto importante l'umiltà di un artista, sicuramente è un dato rilevante, viene notata e ti fa ben volere da tutti i tuoi fan, quindi sì, su quello sono pienamente d'accordo. E tra l'altro, a proposito di questo, io ti vorrei chiedere una cosa, puoi anche dirmi di no, anzi dirci di no. Un secondo, così come ti viene, qui in esclusiva per Radio Manamana News 24. Questa è una richiesta, è una bella richiesta. Un secondo di così addio, ce lo canti qua, così. Vienimi vicino col tuo spirito bambino e resta ad ascoltare tutto quello che ho da dire. Lasciati guidare senza avere più paure in un mondo che volevo, e via dicendo. E beh, allora guarda, bravissimo. Su Radio Manamana, non succederà più. Non succederà più. Con Giada De Miceli ed Emanuele Puddu.